Ciao a tutti ragazzi, come va? Siamo tornati su Crash Prototype, lo scorso episodio abbiamo battuto Papu Papu e fatto il livello Hogwild, che è l'unico livello del Facocero. Non esiste Volog, e nemmeno altri due livelli, The Great Ole Castle Machinery, e ovviamente nemmeno le chiavi, però esiste Fumbling in the Dark. Guardateli, c'è un'altra cosa importante del ProTem, vabbè, ce ne sono altre, si tratta di una tipologia di casse rimossa. Ora guardate bene cosa succede, tenete ad occhio quella cassa lì sopra. No tranquilli, non è perché avete bevuto, quella cassa letteralmente scomparsa appena ci avviciniamo, mentre siamo in aria per arrivarci. La cosa è curiosa, infatti nella versione finale, se rompiamo quella cassa saltandoci sotto fino a romperla, ci dà una faccia di brio, i quali bonus non esistono in questa versione, però succederanno altre cose legate ai bonus di brio. Nel mentre, per prendere la maschera di Aquaku velocemente, ho colpito la pianta che ha distrutto le casse che sono state rimosse, ma non preoccupatevi, ce n'è un'altra un po' più in là. Adesso andiamo avanti e schiviamo questi, non so, cerchi rotellanti. Ah, tra l'altro questo è il livello Rolling Stones. Ma cosa avete capito? Intendevo il livello non di gruppo musicale formato nel 1962, ma vabbè, sti cazzi. Nel mentre, siamo vicini alla cassa rimossa, dove vicino ad essa vi è una pianta, dovrò ucciderla colpendola in testa, altrimenti friggo pure quest'altra e non ce ne sono più, non sono molto frequenti, infatti si trovano in poche quantità in pochi livelli. Eccola, si chiama Cassa Tau, come già accennato, sono poco frequenti, il loro effetto è il seguente. Come avete visto mi è esplosa mentre ero sopra di lei, ma non ho subito danno, ha solo rilasciato dei fuochi artificiali di colore blu, distruggendo tre casse, penso che non faccia danno ai nemici, il motivo per cui è stata rimossa è perché è un oggetto copiato da Super Mario, e anche per la sua, diciamocela, inutilità. Superiamo questa parte e abbiamo finito il livello. Intanto qui il percorso era molto più difficile, e qui c'è il bonus. Arrivo in ritardo, ma comunque, che vergogna, la Naughty Dog che copia la Nintendo, io gli darei l'ergastolo! E io ti prenderei a calci nel culo, coglionazzo. Avresti ragione per una volta nella tua futile vita, se l'avesse mantenuta nel gioco finito, ma l'ha rimossa. Stronzo. Intanto per stare a sentire le tue stronzate, sono morto come un coglione, pezzo di merda, l'Azerbaigian, ricorda, l'Azerbaigian. Quando torniamo dai bonus, le casse rotte nel livello riappaiono, anche quando moriamo, la prima cosa non vale nel gioco finito, ma la seconda sì, infatti per prendere la gemma bisogna non morire, ma qui non c'è questo problema. Vediamo che livello sarà. Oh merda, boulders, no, qui è molto più facile farsi schiacciare da quella maledetta palla. Forza e coraggio. Aiuto, una palla vuole Supreme, schiacciarmi Vieni qua schifoso, vabbè, sarà per colpa della paura, ma mi sembrava di averla sentita parlare. No caro, ti sei sbagliato, parlo veramente, solo una cosa non hai sbagliato, ossia la paura, ora morirai. Maledetta, palla dura solo perché sei 30 volte più grande. Qualcuno mi salvi. Rieccoci, adesso dobbiamo continuare. Maledetta palla parlante. Schifoso, fermati immediatamente. Neanche per sogno, va via. Palla parlante, se lo schiacci, ti do 20 euro XP. Figlio di puttana, fai anche i fottuti complotti, la pagherai anche per questo, fanculo. Ma tanto non me ne frega un cazzo dei 20 euro, non ho manco un corpo, che cazzo ci faccio con i soldi XD? Ti schiaccio solo perché ho voglia. Maledetta. Una palla parlante che odia i soldi vuole schiacciarmi. No. Vai in culo bastarda, ce l'ho fatta. Dove c'è la fine del livello, non andate mai oltre, perché cadrete e morirete. Una volta l'ho fatto ignaro di questa cosa e sono caduto giù. Quello che è successo dopo, meglio non dirlo XDDD. Chissà che livello sarà mai questo. Oh, nativo.
questo è di sicuro il primo livello tosto del gioco, qui nel prototipo, sinceramente, è leggermente più difficile rispetto alla versione finale, ci sono altri livelli che sono molto più difficili, c'è Sunset Vista che non ne parliamo proprio, poi vedrete. Andiamo avanti ammazzando questi idioti. Siamo delle tartarughe e ora morirai. Ops, siamo morti. Oh, sono morto anch'io. Maledetto. Porca puttana, questa proprio non ci voleva. I nemici che iniziano a parlare, e che cazzo, è pure in un prototipo. Già è tanto se avete delle animazioni. Vabbè, dovremmo farci l'abitudine. E che cazzo, non riesco a salire. Ce l'ho fatta, qui non è il livello ad essere difficile, ma sono io ad essere difficile. Allora al momento X di voi morite tartarughe merdose. Schifoso, ora più c'è. Dicevi. Ah sì, siamo troppo scarsi per sconfiggerti XDDD. Infatti, per questo scappate finché potete, non avrò pietà. Maledetto, ora vi colpirà. E no stronzo, ci sono cascato una volta, ma la seconda non accadrà, visto come ti ho ammazzato in maniera velocissima, questa volta e anche le prossime sarò io a farvi il culo. Fermati grandissimo cazzo. Idioti, muori anche tu, a quanto pare non sentite ciò che dico, perché se lo facesse, sareste già scappati in Azeb. No aspetta, non li, vediamo un po', in Kazakistan XDDD. Tra l'altro è abbastanza vicino a dove finirà l'omino dell'ergastolo XD. Ancora questa storia? Sarai tu a finire in Azerbaijan? E comunque ti credi forte dinanzi a questi tuoi avversari? Non puoi nulla contro di me, l'onnipotente omino dell'ergastolo XDDD. E comunque solo perché mi sfidi, io ti darei l'ergastolo. Io ti legherei vicino ad una cima di una montagna e ti sparerei con un bazooka e tu devi essere ricoperto di esplosivi, tra cui, granate, C4, TNT, mine anti-uomo della Bosnia eccetera XDDD. Ti offenderei e ti regastonerei per oltre 10 ore, però visto che hai risparmiato la vita a quella povera scimmia, la quale potrebbe investirti con le sue capriole alla Solid Snake, io non ti darei l'ergastolo. Intanto per fortuna, qui c'è sempre stata fin dal prototipo la maschera di Aku Aku, è comunque successo un vero e proprio miracolo, per fortuna che mi sentivo gentile. E parlando di cose presenti fin dal prototipo, questo trucco per schivare tutte queste trappole è sempre stato XDDP. E Barbuna, un uomo che usa un passaggio segreto, creato dagli stessi sviluppatori, per schivare un buon numero di trappole. Io gli darei l'ergastolo. Era troppo bello per essere vero. Ehi ma che cazzata. Non ve ne siete nemmeno accorti che ero dietro di voi X. Intanto vedete che qui c'è di tutto e di più in quanto a trappole e nemici. Ma vi avverto che ci sono livelli dove le differenze sono maggiori e non parlo solo di trappole e nemici, vedrete tutto più in là. Brutto pezzo di... Di merda XDDD. Ho la sensazione che tutti stia guardando allo specchio XDDD. Muori stronzone con lo spirito. Fai poco lo spiritoso, che tu appena allo specchio ti vede se appunti in Azerbaijan, anzi, in Indonesia XDDD. A te lo specchio va a cercare Kuzeldrin per chiedergli se c'è ancora un altro per scappare sulla luna XDDD. Non dico Armstrong perché ci ha lasciati, ricordiamoci sempre questo grande uomo. Merda, meno male che avevo Aku Aku, fanculo a sto fuoco di merda. Finalmente siamo arrivati alla fine, ora dobbiamo arrivare lì sopra. Sfortunatamente, non c'erano ancora le quattro casse vita, dove c'è quella singola cassa, dove c'è una faccia di Tauna, ed è un peccato, 4 vite più 9 frutti bumpa, ne facciamo 9 di vite. Tra l'altro, scusate ma ho mancato una faccia di Tauna, ma come ho già detto, esistono solo 5 o 6 varianti, arrivati ad un certo punto, sarà sempre lo stesso bonus. E che cazzo, non riesco a salire. Sto iniziando ad incazzarmi.
La mia incazzatura inizia ad alzarsi, se non riesco a salire, faccio un macello. Sì, pericolo scampato, ce l'ho fatta. Vediamo un po' quale potrebbe essere il prossimo livello. Come avete visto, nella prima isola c'è Reaper Rio, ed è anche l'ultimo tra virgolette livello della prima isola. Il tempo per andare a batterlo ce l'abbiamo, finiamo in fretta il livello, e andiamo a rompergli il culo con di TNT XD. Dobbiamo fare il livello Up the Creek, le differenze sono un buon numero di casse mancanti, e altre due cose che vedremo un po' più in là. Saltiamo su queste ninfee, facendo dei buoni salti, perché non voglio morire come un coglione come l'ultima volta. Sono un pesce e ora no. Sei un pesce e sei un coglione XDDD. Saltiamo su questo albero scivoloso quanto una montagna di ghiaccio XDDD. Sono tornato testa di... Sai una cosa tesolino, in Vietnam hanno scoperto un pesce con i genitali al posto della testa, il suo nome è testa di cazzo, potresti essere tu che sei scappato dal Vietnam XDDD. E parlando di altre cose, non ho mai visto delle piante carnivore di queste dimensioni che vivono in acqua. Secondo me, Aptecric Upstream sono ambientati a Chernobyl XDDD. La mia era solo una battuta, non era assolutamente mio intento ironizzare il disastroso incidente del reattore avvenuto nell'aprile 1986, nell'allora Ucraina sovietica, sia chiaro. Maledetto, non ho essere nati a Chernobyl, tu morirebbe. Qualcosa vi sarà pur successo, dato che sul dizionario, se vedi la parola anormalità, escite voi piante XDDD. Pezzo di merda, adesso ti mangeremo, e quello che accadrà dopo, è sottinteso XDDD. Sì certo certo, prima dovrete prendermi, se volete che ciò accada. Intanto è passato di nuovo quel pesce del Vietnam, mi chiedo se anche lui sia una vittima di Chernobyl, o è proprio nato così, non so che pensare, visto che Chernobyl che si trova in Ucraina, è molto lontano dal Vietnam. Aspetta, ma guarda su che cazzo mi metto a pensare, ma vabbè, sti cazzi. Maledetto schifoso, ti prenderò... No. Ma tornatene un po' in Vietnam, pesciaccio. Tra l'altro non so se lo sapete, ma in Vietnam ci sono dei laghi molto belli, pieni di ninfee come questo, non credo però ci siano piante carnivore possibili vittime di Chernobyl, e pesci parlanti XD. Ma so che sono molto belli, scrivete su Google Vietnam Lami e dateci un'occhiata. Maledetto! Hai rotto il cazzo, va via. Quella cassa col punto esclamativo attiva la stessa cosa che c'è nel gioco finito, ossia attiva delle ninfee sotto all'ultimo ponte passato, dove c'è una cassa, oppure una vita non ricordo, l'unica differenza è che dove appariva il trampolino di legno per risalire su, non vi è la TNT per distruggerlo. Vedete queste casse? Questa parte non esiste nel gioco finito, e anche quello che viene dopo non esiste, è una parte abbastanza difficile eliminata dal gioco finito. E parlando di eliminazioni, ho eliminato quel pesce di merda XD. Non so se l'avete notato, ma c'è solo una faccia di Tauna, non le ho mancate le altre due, vi avverto che non esistono, si saranno dimenticati di metterle. Ora andiamo ad aprire il culo a Reaper Fottuto Ru XD. Reaper Ru, sto arrivando, a noi due. Sono un carnivoro mutante di merda, ora morirai! Arrivo! Staremo a vedere chi la spunterà, coglionazzo. Bene ragazzi, la differenza è solo una, ma è molto importante, in pratica, dal soffitto possono cadere delle casse, che possono essere anche delle TNT, e se restiamo troppo tempo fermi ci può cadere in testa, e se una TNT, siamo fottuti. Per il resto la boss fight è quasi totalmente uguale. Intanto abbiamo già fatto esplodere una TNT sul coglione Ru, ed è caduta una cassa, adesso è una semplice cassa punto interrogativo, ma poteva benissimo essere una TNT, quindi stiamo attenti a non restare troppo tempo fermi su un'unica piattaforma. Sono già cadute ben tre casse.
brutto stronzo, ti prenderò e ti farò in mille pezzi, bandicoot di merda proprio ti posso. Coglione, ti ricordo che sei anche tu un fottuto prototipo, e sarò io a farti a pezzi pezzo di merda. Staremo a vedere... Oh no, porca troia! XD, è apparsa anche una TNT nel punto dov'ero, mi raccomando quindi, state ben attenti che può benissimo finirvi in testa. Scusate tanto, ma mi sono scappato. Bye bye, coglione Rum. Pezzo di merda, hai barato, non va di barare. Tranquillo, coglione M. Ripero Ruru, glielo farò pagare dandogli l'ergastolo. Ma vai in culo, coglione di merda, tu farai una fine molto peggio della sua. Abbiamo già finito la prima isola, nel gioco finito, Aptekrik e Ripper Rune sono in sequenza, anche qui lo è, però nella prima isola. Nella prossima parte ci aspetteranno dei livelli molto tosti, spero che vi siate divertiti, e ci rivediamo nella prossima parte. Ciao a tutti e statemi bene.